Un evento per ricordare il compianto sindaco di Pescara Carlo Pace, organizzarlo è il capogruppo in regione Guerino Testa di Fratelli d'Italia. Sono passati esattamente 5 anni da quel 28 marzo, dalla scomparsa di Carlo Pace, deceduto dopo che era stato investito da un'auto. All'incontro hanno preso parte i sindaci che si sono susseguiti e i consiglieri a lui più vicini, Rossana e Laura, moglie e figlia. Anche per dare l'annuncio che dal prossimo anno, quindi dal 28 marzo 2023, ricorrenza della scomparsa dell'indimenticabile Carlo Pace, verrà indetto il primo premio riferito alla sua persona. È un premio che ho voluto fortemente, che voglio condividere con i 4 sindaci che si sono succeduti dopo Carlo Pace. E questo perché? Perché ha lasciato il segno, perché è una persona per bene, una persona lungimirante, una persona che ha tracciato un solco importante che poi è stato seguito anche da chi lo ha succeduto, e quindi riteniamo che questo premio possa dare un'impronta importante per la città, per il nostro Abruzzo, in base al fatto che vogliamo mettere a confronto le buone politiche sul territorio, vogliamo mettere a confronto le idee innovative per far crescere la città, coinvolgendo anche l'università, ricordando che Carlo Pace era un importante professore di architettura a Pescara, e proprio in quegli anni il polo universitario ha avuto un impulso importante, e quindi dal prossimo anno vogliamo indire questo primo premio, e nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, insieme anche a Geremia Mancini, ex consigliere della Giunta Carlo Pace, con il quale ho partorito quest'idea, faremo sapere alla stampa e alla cittadinanza cosa accadrà il 28 marzo 2023. Sono già passati 5 anni, anche se devo essere sincera, per me è come se fosse passato un giorno, perché è sempre presente nei nostri pensieri, ma la cosa che proprio mi fa più piacere è che dovunque vado, chiunque incontro ha delle parole meravigliose nei confronti di mio padre. Cioè, basta che io metto anche una semplice foto mia con mio padre su Facebook, immediatamente è pieno di commenti che lo ricordano con affetto e con amore, quindi per me è come se fosse ancora qua. Io lo sento veramente vicino in tutti i momenti della mia giornata. Non mi sembra vero. Ha lasciato un'impronta a Pescara, non peraltro, vediamo qui esponenti politici, non solo di diversi schieramenti, tutti insieme per ricordare la figura di Carlo Pace, sindaco di Pescara. Assolutamente, ma la cosa bella è questa, che lui viene ricordato al di là della politica, viene ricordato proprio come persona, ha lasciato un'impronta proprio a livello personale. Di onestà, di grande umanità, e che questi sono i grandi valori che poi ha trasmesso a noi famiglia, a noi figli, a noi tutti. Questa è la cosa più importante.